Milano incontra, appuntamento a cura del direttore Dario Bordè, con la regia di Alessandro Trani, montaggio audio Mauro Magni. Siamo a Cernobbio, all'evento galà della Zetter incontriamo un'icona italiana, Eva Zanicchi. Dal palcoscenico televisivo al palcoscenico di Cernobbio, quali sono le tue emozioni? Ma guarda, questo è il palcoscenico vero, perché dove tu sali, canti e speri di dare emozioni, di riceverne, è sempre così, insomma, è sempre bello cantare il mio amore, il mio lavoro, quello che mi dà maggiore emozione è la musica. Poi faccio di tutto perché sono curiosa, ma il mio lavoro è la musica. E certo, ti abbiamo vista in grandissima forma, dove trovi tutta questa energia? È perché sono molto giovane. Ecco, e domani quando sarai un po' più cresciuta cosa farai? Ma io, guarda, la parte gli scherzi, finché ho questa vitalità, questa curiosità, questa voglia di fare, io voglio lavorare. Poi ho detto a mia figlia, appena mi vedi che sbarello, vabbè, tu vieni, prendimi e mi rinchiudi da qualche parte, vabbè. Però finché è così lo voglio fare. I tuoi progetti domani? Amore, guarda, tantissimi, adesso mi voglio anche riposare tra un po'. Poi in autunno mi esce un film che io ho interpretato con attori straordinari come Buzzanca e la mia consuocera, perché sono una suocera, la Marisa Laurito, Giulio. No, non posso non dire il nome, che è un giovane che è amato da tutti, dai, dimmelo. Giulio Berruti! Ce lo siamo giocati. No, va bene. Ma sono stanca. Ok. Dai. Io ti saluto e in bocca al lupo. Ciao, ciao. Grazie. Dall'incanto del lago di Como, qui a Cernobbio, ringraziamo la Zetter e salutiamo Eva Zanicchi. A voi, alla prossima intervista.